Riccardo e Antonio, i nostri microfoni, siamo nella situazione di gara 1 con la San Giorgese, purtroppo ci è andata male, abbiamo perso 70-68, un tuo commento? Sì, quando ti menano dal primo all'ultimo minuto e gli arbitri permettono di fare questo gioco, va bene, ci adegueremo a questo metodo arbitrale in gara 2, perché va bene che dicono che ai playoff il livello di agonismo si alza, ma mi è sembrato eccessivo e poco tutelato dalla nostra parte. Poi gli episodi ci sono girati contro, 3 minuti dalla fine Gueye tira un tiro sbilenco e gli muore sul ferro e gli va dentro, poi commettiamo un'ingenuità alla fine di non fare taglia fuori e il tiro purtroppo della vittoria non è andato dentro. Era un buon tiro di Luca, centrale contro un lungo. Così, dobbiamo accettare la sconfitta, dobbiamo capire cosa non è andato e sperare di trovare un arbitraggio che non permetta di metterci le mani addosso dal primo all'ultimo minuto. Ecco, era la partita che ti aspettavi, ho visto anche delle scelte tattiche, un po' di zona, un po' così, anche per preservare forse qualche fallo? Ma non lo so, mi sa che abbiamo fatto più falli noi giocando 40 minuti a zona che loro giocando 40 minuti a uomo. Ripeto, dobbiamo essere più precisi dalla distanza, stasera lo siamo stati poco, e dobbiamo andare là cercando di riaprire una serie che adesso è veramente complicata. Purtroppo il basket è anche questo, si poteva vincere di un punto col tiro di Luca, si è perso di 2 per un tap-in. Dispiace perché eravamo lì, quindi ripeto, dobbiamo andare là sapendo che dobbiamo vincere per forza per riaprire i giochi, se no passeranno loro perché sono stati più bravi. Ecco, era una partita dove anche la situazione fisica contava tanto, so che hai avuto qualche problema in settimana, forse anche quello può aver influito. Simone non si è allenato tutta la settimana. Sarà stato sì e no al 30-40%, stasera ha avuto problemi a una caviglia tutta la settimana e bisogna giocare anche contro queste cose, queste sfortune, cercare di recuperarlo in 3 giorni e, ripeto, andare a fare la nostra partita là. Ecco, noi te lo auguriamo e diciamo scaramanticamente ci vediamo domenica. Ci vediamo giovedì sicuramente, domenica lo speriamo tutti. Grazie coach. Gara di semifinale, Orzi cade in casa 6-8-70 contro una forte Udine. Il commento tecnico di Beppe Raspanti? Ma più che una partita è stata una storia, o meglio un insieme di storie, tutte intrecciate come sanno essere le partite intense di basket, magari non bellissima da un punto di vista tecnico, però fantastica da un punto di vista delle emozioni e degli spunti da una parte all'altra. Ordinovi ha perso in casa, come ha perso in casa gara 1 con San Giorgese. Allora, se ti ricordi Mario, ero abbastanza ottimista sul fatto che si potesse ribaltare. Devo dire che oggi, vedendo la consistenza di Udine, non sono così ottimista. Spero che ci vediamo domenica prossima per la quarta domenica consecutiva. Occorrerà una grande impresa, d'altra parte una squadra che sapevamo dovevamo concedere qualcosa dal punto di vista fisico, dal punto di vista rimbalzi, l'abbiamo tenuto in piedi soprattutto con un grande Bertolini, però alla fine l'ultimo ferro è stato nostro. Certo, devo dire che Ordinovi di quest'anno è condannata ad avere in forma, se vuole portare a casa il risultato, almeno 2/3 della batteria, dei tenores, come la chiamo io, in giornata. Stasera dei 3 tenores, per motivi fisici, per motivi ambientali, per motivi di stanchezza della stagione così lunga, un grandissimo Bertolini, però Ferrarese e Palermo così, sotto loro con Zacchetti e Bellina stravincono, secondo me, con tutte le altre squadre del campionato. Andare a Udine
a incontrare questo mastodonte che oggi tra l'altro ha avuto anche un giocatore che a me piace tantissimo con Munini, ha il lusso di tenerlo fuori da parquet, credo che sia che ci voglia un'impresa. Però lo Zinovi quest'anno, lo Zinovi se riesce a trovare intensità e riesce a trovare una circolazione di palla più veloce può farcela, speriamo. Noi ce l'auguriamo anche perché avevi promesso tu che ci sarebbe stato il derby in finale. Sì, sì, spero che il derby finale a questo punto sia quello tra il primo e il secondo posto. Va bene, grazie.